Bentornati a tutti nel mio canale. Oggi per la rubrica delle letture ci tengo a condividere con voi un tratto minuscolo, due pagine e mezzo, estrapolate appunto dall'amica geniale, il romanzo di Elena Ferrante. Se sentite un respiro di sottofondo è il mio cane che sta dormendo proprio qua sotto, ma non mi va di spostarlo e di svegliarlo, mi sentirei molto in colpa. Quindi, accompagnati dalla colonna sonora di Amélie Poulain e dal respiro del mio cane, sono a pagina 37, capitolo 6, e inizio a leggere ciò che appunto mi ha colpito. Allora, il giorno che la maestra Oliviero cadde dalla cattedra e andò a sbattere con uno zigomo contro il banco, io, come ho detto, la considerai morta. Morta sul lavoro come mio nonno o il marito di Melina, e mi sembrò che di conseguenza sarebbe morta anche Lila per il castigo terribile che avrebbe ricevuto. Invece, per un periodo che non posso definire breve, lungo, non accadde nulla. Si limitarono a sparire entrambe, maestra e alunna, dai nostri giorni e dalla memoria. Quindi c'è stato questo incidente, Lila, la bambina, amica appunto della protagonista, è stata in qualche maniera la responsabile di questo incidente subito dalla maestra. Ma tutto era molto sorprendente allora. La maestra Oliviero tornò a scuola viva e cominciò a occuparsi di Lila non per castigarla come ci si sarebbe aspettato, no scusate, come ci sarebbe sembrato naturale, ma per lodarla. Questa nuova fase cominciò quando fu chiamata a scuola la madre di Lila, la signora Cerullo. Una mattina bussò il bidello e l'annunciò. Subito dopo entrò Nunzia Cerullo, irriconoscibile. Lei, come la gran parte delle donne del rione, viveva arruffata in ciabatte e vecchi abiti consunti, comparve in abito da cerimonia, matrimonio, comunione, cresima, funerale, tutta scura, una borsetta nera luccicante, scarpe con un po' di tacco che le tormentavano i piedi gonfi, e offrì alla maestra due sacchetti di carta, uno con lo zucchero e uno col caffè. La maestra accettò di buon grado il dono e disse a lei e a tutta la classe, guardando Lila che invece fissava il banco, frasi il cui senso generale mi disorientò. Eravamo in prima elementare, stavamo appena imparando l'alfabeto e i numeri da 1 a 10, questa specificazione è molto importante. La più brava in classe ero io, sapevo riconoscere tutte le lettere, sapevo dire 1, 2, 3, 4, eccetera. Ero di continuo lodata per la calligrafia, vincevo le coccarde tricolori che cuciva la maestra. Tuttavia, la Oliviero, a sorpresa, sebbene Lila l'avesse fatta cadere mandandola all'ospedale, disse che la migliore tra noi era lei. Vero che era la più cattiva, vero che aveva fatto quella cosa terribile di tirare pezzi di carta assorbente sporchi d'inchiostro addosso a noi, vero che se quella bambina non si fosse comportata così indisciplinatamente, lei, la nostra maestra, non sarebbe caduta dalla cattedra ferendosi allo zigomo. Vero che era costretta a punirla di continuo con la bacchetta di legno o mandandola in ginocchio sul grano duro dietro la lavagna. Ma c'era un fatto che, in quanto maestra e anche in quanto persona, la riempiva di gioia. Un fatto meraviglioso che aveva scoperto qualche giorno prima, casualmente. E questo è il motivo per cui sto leggendo queste pagine. Qui si fermò, come se le parole non le bastassero, o come se volesse insegnare alla madre di Lila e a noi che quasi sempre più delle parole contano i fatti. Prese un pezzo di gesso e scrisse alla lavagna, ora non mi ricordo cosa, non sapevo ancora leggere, quindi la parola la invento, sole. Poi chiese a Lila, Cerullo, che c'è scritto qui? Nell'aula cadde un silenzio incuriosito. Lila fece un mezzo sorrisetto, quasi una smorfia, e si gettò di lato, tutto addosso alla sua compagna di banco, che diede molti segni di fastidio. Poi lesse con un tono imbronciato, sole. Nunzia Cerullo guardò la maestra e il suo sguardo era incerto, quasi spaventato, quindi la madre ha visto questa specie di magia, no? Della figlia. La Oliviero lì per lì sembrò non capire come mai in quegli occhi di madre non c'era il suo stesso entusiasmo. Ma poi dovette intuire che Nunzia non sapeva leggere o che comunque non era sicura che alla lavagna fosse scritto proprio sole e si accigliò. Quindi un po' per chiarire la situazione alla Cerullo, un po' per lodare la nostra compagna, disse a Lila, brava, c'è scritto proprio sole. Poi le comandò, vieni Cerullo, vieni alla lavagna.
Lila svogliatamente andò alla lavagna. La maestra le porse il gesso. «Scrivi», le disse, «gesso». Lila, molto concentrata, con una grafia tremolante, collocando le lettere una più su, una più giù, scrisse «geso». La Oliviero aggiunse la seconda S e la signora Cerullo, vedendo la correzione, disse desolata alla figlia «hai sbagliato». Ma la maestra subito la rassicurò «no, no, no, Lila si deve esercitare, questo sì, ma sa già leggere, sa già scrivere. Chi le ha insegnato?» La signora Cerullo disse a occhi bassi, «Io no. Ma a casa vostra o nel palazzo c'è qualcuno che può averlo fatto?» Nunzia fece energicamente di no con la testa. Allora la maestra si rivolse a Lila e con genuina ammirazione le chiese davanti a tutte noi, «Chi ti ha insegnato a leggere e a scrivere, Cerullo?» Cerullo, piccola, scura di capelli e di occhi e di grembiule, col fiocco rosa al collo, e 6 anni di vita soltanto, rispose «io». Questo è stato fino adesso uno dei tratti più belli, insomma, che io abbia letto, anche se comunque sono soltanto a pagina 130 circa. È stato un tratto immensamente piacevole, tenero, anche commovente se vogliamo, perché la figlia di una famiglia abbastanza ignorante, insomma, appunto la mamma ha dimostrato di non saper né leggere né scrivere, si trova ad essere così tanto avanti per la sua età, e probabilmente, mi viene da pensare, neanche tanto capita, no? All'interno della sua famiglia. Questo è uno dei, non so, una delle cose più terribili che possa accadere ad un figlio prodigio, o comunque un figlio più intelligente della sua età. Mi ha commosso anche l'entusiasmo della maestra Oliviero, che nonostante abbia ricevuto appunto da parte di Cerullo abbia subito un incidente, si è comunque preoccupata, si è comunque diciamo così disturbata di chiamare la mamma, di mostrarle la appunto presunta genialità della figlia. E mi ha intenerito appunto il suo valore, e più che questo la sua umanità, cioè più della sua professione, no? Di maestra, appunto, di anche se vogliamo, scopritrice di talenti. Ebbene, penso che la maestra Oliviero abbia trasceso completamente il suo lavoro per andare ad occuparsi di un'anima di 6 anni molto più avanti della sua età. Molto più intelligente, molto più geniale. E quando la bambina appunto risponde «io», quindi «io ho imparato a fare queste cose, io mi sono autoinsegnata», insomma questa espressione che immagino sulla faccia della bambina e le sue stesse parole, quindi «io», mi lasciano pensare che abbia dovuto comunque affrontare un periodo di solitudine nel quale appunto ha avuto modo di imparare. Questo lascia pensare anche a un estremo abbandono da parte della famiglia, e questo mi intenerisce molto, mi commuove. Quindi per adesso è stato uno dei appunto pezzi più belli che io abbia letto, sia di questo romanzo ma anche in generale. Credo che dietro a queste parole, dietro a questa scena, no? Molto scolastica, si nasconda molto di più. Fatemi sapere che cosa ne pensate di quello che vi ho letto e delle mie considerazioni. Aspetto chi ne ha il piacere, insomma, nei commenti, così possiamo parlare di questa, a mio avviso, bellissima scena. Vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo alla prossima recensione o alla prossima lettura. Ciao!